Singapore come scalo per poi proseguire a Cebu in Filippine. Ci troviamo sull'aereo per Singapore, da Roma a Singapore. On arrival, fair conditions are forecasted, temperature 27 degrees Celsius. Ci troviamo presso il Terminal 2 dell'aeroporto di Singapore, siamo atterrati alle 6.30 del 6 giugno, siamo partiti il 5 giugno da Roma con l'aereo delle 11.40 da Roma a Singapore. Ci troviamo dunque a far scalo a Singapore per poi continuare il viaggio per Cebu. L'aereo per Cebu dovrebbe essere intorno alle, vediamo, qui probabilmente c'è già scritto. C'è già scritto il prossimo volo che vediamo alle... No, ancora è presto. Ecco le hostess del nostro volo per Singapore. Dunque, ancora non c'è nulla per Cebu. Vediamo se c'è qualcosa. No. Non usciremo per Singapore, non andremo a visitare mia moglie ed io Singapore questa volta. Rimarremo qui in aeroporto in attesa del nostro prossimo volo per Cebu. È il 6 giugno 2024, siamo partiti da Roma il 5 giugno con l'aereo delle 11.40, siamo arrivati il 6 giugno qui a Singapore alle ore 6.30 circa. Sono esattamente adesso le 6.55, prima delle 11 dovremmo avere il nostro prossimo volo per Cebu, da Singapore a Cebu. Attendiamo che sia confermato il gate. Dunque ci troviamo presso l'aeroporto di Singapore. Mia moglie ed io attendiamo il prossimo volo da Singapore a Cebu, in Filippine, nuovamente in Filippine. Filippine 2024. Dall'aeroporto di Singapore per il momento è tutto, ci risentiamo, ci rivediamo con il prossimo video, alla prossima! Siamo dunque all'interno dell'aeroporto di Singapore, aeroporto Changi di Singapore, in attesa di poter proseguire il viaggio per Cebu in Filippine. Dovremo quindi attendere il nostro prossimo volo, che sarà prima delle 11 per Cebu. Dunque vediamo, siamo qui dove c'è lo Skytrain che serve per poter fare cambio di terminale al 3, il 2 o l'1.
Ma non sappiamo mica se dobbiamo andare al terminale 2. Il treno ci serve per arrivare lì, alla zona rossa del Terminal 2. Ci troviamo all'interno del trenino che serve per poter giungere al Terminal 2, che ci consente di prendere il prossimo volo. Il volo per le Filippine. L'aeroporto di Singapore. Continuiamo qui a camminare all'interno di questo splendido aeroporto, l'aeroporto di Singapore. Amo? You go there? Quante ciliegine che ci stanno qui, preziose.
Ah, questo è davvero bello da non perdere. Vari negozi ci sono qui. Del resto già Fiumicino sembra migliorata con i negozi che sono aumentati, ma certamente guardare quelli all'estero, gli aeroporti da queste parti in Asia sono sempre in grande sviluppo. Riprendiamo il treno per il Terminal 1. E ci troviamo dunque presso il Terminal 1, dove qui possiamo prendere il nostro prossimo volo per Cebu, il cambio per continuare il viaggio per le Filippine. Siamo a Singapore,
all'interno dell'aeroporto Changi di Singapore e adesso dobbiamo capire in quale gate l'aereo per Sibu. D41, no. D41. Il 40 è di Lamo. 40. Quarantuno è già qui. Abbiamo trovato dunque il terminal 1 e l'uscita, il gate D41, per poter proseguire il viaggio per Sibu. Il cambio qui, osservando all'interno dell'aeroporto vari, qui c'è del chicken essiccato. Carne di maiale, sliced pork e sliced kitchen, chili pork, Chinese food. Oh, original salad egg. Questo è veramente interessante. Come in ogni aeroporto internazionale si riconoscono quei vari negozi tipici, però poi ci sono prodotti anche locali per comprendere in qualche modo il paese, con i prodotti che vengono offerti anche all'interno dell'aeroporto. Una farmacia. Il balsamo di tigre. Questo è anche importante, fa anche bene. Persino mia madre me lo metteva sempre, ogni tanto il balsamo di tigre, per alcuni dolori, persino il mal di testa. Camminare all'interno dell'aeroporto di Singapore aspettando l'aereo per Sibu. Siamo al terminal 1, il gate 41 per l'aereo che ci condurrà a casa, a me e mia moglie, a Sibu, per poi arrivare anche a Toledo. Questo secondo anno dedicato alle Filippine. L'anno scorso abbiamo fatto lo scalo a Dubai, naturalmente affascinante, ma
altrettanto affascinante Singapore. Nulla, non manca davvero nulla. Qui a Singapore non manca niente. La PlayStation 5.